vi spiegherò perché avete ogni motivo per considerare le mie parole. Voi avete un errore, la visione diabolica di un'esistenza e invece c'è ogni motivo per rigettarla come un non senso. Questa visione diabolica è sbagliata perché è relativa, perché è la visione unilaterale da dove ci sono due possibili visioni. Ciascuno, infatti, crede nell'evoluzione dell'universo che cresce nel tempo, perché questo universo sta esattamente crescendo, ma in modo uguale e contrario. La fondamentale azione dell'universo è quella del magnetismo e dell'antimateria, che avanzano nella loro azione. La loro evoluzione porta ogni cosa verso una esistenza che esiste solamente in potenza di esistere. Questa esistenza potenziale ha il reale potere di esistere solo in un modo relativo. Il modo relativo è un percorso che è esattamente uguale al contrario, che è una pura e mera reazione all'azione del magnetismo e dell'antimateria, che procedono avanzando nel loro tempo. Di conseguenza, elettricità e materia si muovono andando in un reale e vero ritorno, che invece sembra un reale e vero avanzamento solo perché questa realtà contraria vista in evoluzione è osservata attraverso la reazione e non attraverso l'azione in se stessa, che è l'esatto opposto della evoluzione dell'universo, è la devoluzione, è il ritorno di ogni cosa all'origine. Così come Gesù affermò, l'esistenza ha due versi opposti. Il primo del soggetto, lo spirito personale, e il secondo della oggettività, della materia. Il nostro spirito sta ritornando dal tempo futuro della materia e questa materia sta andando verso il reale passato dello spirito. Il fatto è che ogni percorso può essere percorso solo se e quando esso esiste. Noi non possiamo costruire un ponte che sia fondato solo sul tempo passato, credendo che la fondazione opposta, quella del futuro, non ci sia ancora. Noi possiamo andare in avanti nel ponte solo se e quando, simultaneamente, questo ponte sta venendo verso di noi, così proprio come il famoso miracolo della montagna annunciato da Maometto. La nostra vita reale in azione è proprio come la combustione dell'idrogeno contenuto da un razzo che esista nello spazio vuoto. L'azione dell'idrogeno è ciò che è veramente è in azione e avanza. E così il razzo in verità non avanza nello stesso verso, ma in quello contrario, per cui retrocede, rincula sotto l'azione avanzante del gas. Come l'idrogeno del razzo è condannato a finire e ad esaurirsi nel serbatoio, così è anche la nostra vita nel serbatoio della vita. È condannato a ritornare al suo primo inizio, che sembra essere la morte dello spirito, solo perché noi stiamo sbagliando e stiamo avendo una visione relativa, considerando vero ciò che è visto in una dinamica uguale e contraria alla vera entità che si muove, che è quella dello spirito. Noi stiamo sbagliando perché noi sappiamo benissimo che la nostra esistenza è solo relativa, ma dopo
Noi crediamo, credendo di avere ogni ragione, e quindi crediamo diabolicamente, che questa nostra vita relativa non è relativa ma assoluta. Crediamo di fatto di avere solo questa vita e credendolo, per di più, avendo ogni ragione. Ma quale ragione? Quale? Quale se ciò che è relativo è sempre relativo e non è mai assoluto? Il credere vera l'evoluzione dell'universo è la fesseria più grande che possa esistere. E ve lo dimostro. Se noi quantifichiamo più uno l'azione e meno una la sua reazione, l'interazione tra azione e reazione è il prodotto tra più uno e meno uno. E il risultato sicuro denunciato dall'algebra è il meno uno. È un mondo che sta ritornando alla sua esistenza in potenza. Comunque noi consideriamo i due segni più uno meno uno, il risultato è sempre meno uno, il che significa negare l'esistenza della stessa esistenza. Il fondamento di ciò può esistere solo in potenza ed è Dio, l'unico che è nella potenza di poter esistere e ci sta costringendo ad un progetto binario di esistenza che ritorna nel suo puro esistere in potenza. Ogni osservatore, percependo la stringa dei dati binari che arriva alla sua attenzione, quella del suo punto di osservazione, veramente osserva qualcosa come la prima pagina di un libro. Essa è veramente la prima pagina. Ma quando l'ultima pagina è arrivata alla osservazione dell'osservatore, gli sembra che quella non sia più la più avanzata, ma la più arretrata. In questo povero, misero modo del nostro esistere nel relativo, noi siamo vittima della reazione a ciò che sta avvenendo verso di noi dal futuro e che è veramente l'esistenza di un reale progetto binario. Ma noi, sbagliando clamorosamente, crediamo che il nostro futuro esiste non sulla reazione al futuro, ma sulla reazione al passato della nostra osservazione. Infatti noi crediamo che il futuro sia una conseguenza del passato e non del futuro che viene verso di noi e a cui noi reagiamo. Ma essendo noi in verità solo in opposizione al disegno binario, noi possiamo solo reagire alla sua percezione. Noi non possiamo cambiare questo reale ed oggettivo disegno. Noi esistiamo proprio come scritto nella Sacra Bibbia. Noi siamo come il popolo di Dio che ora sta vivendo in questa terra d'Egitto, essendo completamente schiavo del faraone. Un faraone che comanda attraverso il suo progetto binario, contro il quale noi possiamo solo reagire intenzionalmente, creando la nostra risposta, il nostro bussare, ma non realmente, ossia mutando il futuro che avanza verso di noi e sul quale non abbiamo nessun modo di agire per mutarlo. Noi tutti, come il primo uomo Adamo, che esiste e mangia la famosa mela, possiamo desiderare solo di vivere in una piena definizione. In questo modo la vita è costretta ad
ad andare alla fine di ogni cosa. Ma gli uomini preferiscono questo mangiare e questo consumismo della vita. Lo preferiscono alla rinuncia di ogni cosa che è erroneamente vista come primaria, reale e oggettiva, nel mentre invece è solo una percezione secondaria al nostro spirito. Questa consumazione di ogni cosa è preferita, ma in modo erroneo, al pieno possesso di ciò che invece è giudicato solo ideale, ma purtroppo non reale, e invece è la sola e vera verità, il progetto. Il progetto binario, arrivando alla nostra attenzione, è ideale, è divino, ma noi giaciamo in un peccato originale, quello di Adamo, di poter esistere nel nostro singolo spirito soggettivo solo essendo in opposizione, solo essendo nel limite di una determinazione. Questa verità che io sto rivelando è divina, perché è trascendente la realtà della percezione relativa, della esistenza secondaria, quella soggettiva di ogni spirito. Di ogni spirito, di un Dio, essenza di ogni possibile essenza, che ora, in questo obbligato, semplice e immutabile esempio datoci di vita, ha assunto la croce del limite e di ogni possibile limite in ogni figlio. Lo scopo supremo, sublime, è in tal modo di poter realizzare una avventura infinita, consentita ad ogni possibile spirito soggettivo. Queste anime sono come la moltitudine di tutti i figli di Dio, veri e singoli eredi di Dio, tutti quanti, ad uno, essi sono, noi siamo, un quantitativo totale, assoluto, che nel suo insieme realizzerà l'infinita vittoria del Dio assoluto, che è il potere assoluto. È un potere così assoluto che può esistere nella percezione relativa solo attraverso l'infinito e reale essere di ogni possibile figlio, per buono o cattivo che esso possa essere. In tal modo, cominciando dalla croce di ogni limite fattosi persona, il Dio assoluto esiste esaltando ogni croce personale, così proprio come Gesù Cristo dimostrò 2000 anni or sono. Badate bene, questa che io vi ho detto è una verità divina. Voi non dovete osservare la mia reale e pura sembianza di un uomo che esiste con tutti i suoi limiti e difetti, ma dovete osservare lo Spirito Santo della verità che vive in me come nel Padre e che si presenta attraverso le mie parole. Dovete sapere che ciascuno di voi è nella sua fondamentale essenza, della sua essenza di burattino, il Dio animatore, sceso nella croce del burattino, tanto che finalmente ciascuno di voi riesca a sublimare la sua vita, identificandosi nel Padre nostro che sta nel cielo.